Dopo tre partite il Notaresco ritrova la vittoria, la numero 12 in stagione, e consolida il terzo posto in classifica. Tre reti rifilate alla Sammaurese al termine di un incontro condensato da tante emozioni. Un ottimo secondo tempo da parte della compagine del presidente Di Giovanni, riuscita a ribaltare una situazione che si era fatta complicata dopo un primo tempo non troppo esaltante. Cudini ha fuori Mozzoni e Fiscaletti per infortunio, promuove titolari Ruce e Marcelli al posto di Blando e Laringe. Ritmo non alto nella prima frazione, al 21esimo, alla prima occasione, così come già accaduto con l'Avezzano, passa la Sammaurese. Tutto nasce da un calcio di punizione calciato da Capitan Scarponi, la deviazione della barriera cambia la traiettoria, con Monti completamente spiazzato. Doccia fredda per la squadra di mister Cudini, che ci mette un po' a reagire. Allo scoccare della mezz'ora comunque Minella anticipa tutti e gira di testa un perfetto cross di Candellori, palla che si perde sul fondo di poco. Un attimo prima del riposo, al 45esimo, è clamorosa la decisione dell'arbitro, ancora di Roma 1. Moretti va via al diretto avversario, che una volta in area di rigore trattiene in maniera plateale l'attaccante di casa. Il fischietto capitolino lascia proseguire ed ammonisce per proteste il numero 9 Notareschino. Si va negli spogliatoi con il pubblico di casa, che inveisce all'indirizzo del direttore di gara. Nel secondo tempo in campo tutt'altro Notaresco, la squadra è pimpante e chiude sin da subito i romagnoli nella propria metà campo, giocando a ritmi vertiginosi. Poi in due minuti ecco la svolta, con la compagine del presidente Di Giovanni che ribalta completamente la situazione. All'11esimo percussione prorompente di Marcelli, che controlla palla, la difende e dal limite lascia partire un tiro angolatissimo che non lascia scampo a Isa. 1-1 e primo gol in stagione per il classe 99. Neanche il tempo di esultare, che al 13esimo, sulla battuta del quarto corner, la zampata di Dalmazzi sul primo palo diventa un assist per il tocco sotto porta dell'implacabile Minella, che in una selva di gambe gonfia la rete. 2-1 con centro numero 14 per il Punteros di Buenos Aires. Il match prosegue senza troppi sussulti, con i rossoblù che controllano e provano ad arrotondare il punteggio. Al 41esimo brividi lungo la schiena per i tifosi di casa, con la Sammaurese che va ad un passo da un pari insperato. Il diagonale di Zuppardo finisce di un soffio sul fondo. Episodio da sliding doors, visto che un minuto dopo il Notaresco cala il tris. Fabriani pesca in area Minella, che si gira e mette la palla all'incrocio. 3-1 e gol numero 15 in stagione per l'attaccante di casa. Seria ipoteca sulla vittoria, anche se al 49esimo, un attimo prima del triplice fischio, arriva la splendida esecuzione di Enrico su punizione, che chiude il confronto sul 3-2. Mister, secondo tempo davvero a ritmi altissimi e sono arrivate le reti, le occasioni che forse ne erano mancate nella gara di andata, tre punti importanti. Tre punti fondamentali contro una squadra importante, perché sta facendo un campionato importante, soprattutto quando vanno in vantaggio non è mai facile riprenderla, quindi, perché hanno un'ottima organizzazione di gioco e è una fase difensiva importante. Noi siamo stati bravi soprattutto nella ripresa a alzare i ritmi e a mettere in difficoltà con le nostre armi, e devo fare i complimenti ai miei perché hanno fatto un ottimo secondo tempo. Tre reti importanti e una vittoria che vi permette di consolidare il terzo posto. Ma sì, una vittoria che ci permette di guadagnare punti per quello che è il nostro obiettivo, la salvezza. Poi adesso non so se possono passare 44 punti, però noi viviamo la giornata, vediamo domenica per domenica e vogliamo migliorare di domenica in domenica. Quindi l'obiettivo dei ragazzi nostri, della società, è questo. Quindi lavoreremo per questo e quindi non so poi alla fine dove potremo arrivare. Però se questo è l'atteggiamento, soprattutto nel secondo tempo, possiamo fare una buona strada. Un buon segnale di maturità, soprattutto dopo il primo tempo concluso sullo 0-1 e con quell'episodio del mancato rigore, il secondo tempo la squadra ha reagito bene. Sì, già due partite in casa che andiamo sotto alla minima occasione, due calci piazzati, due gol, quindi di certo abbiamo avuto una buona reazione nel secondo tempo. Il primo tempo abbiamo avuto qualche azione importante, non è andata a buon fine, vuoi per occasioni di calcio di rigore, vuoi per imprecisione, però come ho detto ai ragazzi nel primo secondo tempo, se vogliamo riprendere la partita bisogna alzare i ritmi, bisogna andare con maggiore intensità nella metà campo offensiva. L'abbiamo fatto e sono contento di questo. Visto, è stata una partita un po' da tante emozioni. Nel primo tempo siete andati in vantaggio alla prima occasione su un calcio di punizione, poi un episodio un po' da moviola nel finale del primo tempo. Nel secondo tempo
il Notaresco ha alzato i ritmi, siete un po' andati in difficoltà nel giro di 2 minuti, è cambiata l'inerzia della partita, però nel set finale avete mancato di un soffio il 2-2, poi c'è stato il 3-1. Sì, praticamente è andata più o meno così, nel senso che è stata comunque una partita difficile per noi, anche se il primo tempo l'avevamo chiuso in vantaggio, eravamo comunque troppo bassi, anche se per certi versi riuscivamo ad accorciare bene, ma era nella costruzione del gioco che siamo mancati abbastanza. Abbiamo chiuso in vantaggio, l'occasione dubbia, ma era lontano, quindi ti dico, facevo fatica a vederlo, così coperto, anche com'ero. Poi il secondo tempo è cambiata totalmente la partita, il Notaresco ha spinto ancora di più, noi ci siamo abbassati già troppo e in quel momento poi non riuscivamo più a fare le uscite che mentre nel primo tempo riuscivamo a fare. Allo stesso tempo non abbiamo più cercato il gioco, abbiamo tenuto poco palla tra i piedi, abbiamo favorito tra virgolette il Notaresco, anche se poi i gol sono arrivati per merito ovviamente del Notaresco, ma subito nell'immediato, quindi lì è cambiata la partita. Come hai detto te, siamo passati da un possibile 2-2 a un 3-1, che lì quasi chiusa la partita, anche se poi l'abbiamo riaperta sul finale, però era dura, insomma.